Di questi tempi sentiamo parlare sempre più di come il cloud rappresenti un'ottima opportunità per il futuro. Silenziosamente ci siamo mossi dalle care vecchie console war, alle quali ci eravamo quasi affezionati, verso qualcosa di diverso e che rappresenta una vera e propria evoluzione o involuzione. Questo perché oggi la mole di dati da cui siamo bombardati aumenta a dismisura giorno dopo giorno e in questi dati possiamo ritrovare un'infinità di cose, dalle piattaforme alle utilities, dai programmi e tool, sino ad arrivare ai videogiochi. Sì, perché oggi con l'affermazione dei mercati indipendenti che, grazie al mondo di internet, ricoprono una posizione sempre più grande e le case AAA che modificano il loro modus operandi per massimizzare i profitti e conquistare nuovi mercati, l'utente si trova in una posizione in cui viene bombardato di informazioni. Troppe cose da sapere, troppe novità da seguire e forse troppi giochi da giocare. Ma questo è sempre un bene? Ovviamente non tutti possono avere la possibilità di avere un PC e una moltitudine di console che, con le loro esclusive, rappresentano ovviamente un certo interesse verso l'utente finale. Questo quindi comporta una scelta, e la scelta è una spesa. Una scelta è anche la preclusione momentanea o totale di certi titoli. Gli anni passano e le tecnologie avanzano e con esse avanzano le idee e le proposte. Piano piano sentiamo parlare di improbabili accordi o di notizie bomba come ad esempio la condivisione della libreria tra Xbox e PC. Questi segnali, infatti, ci mostrano uno scenario in cui le intenzioni dell'industria videoludica delineano nuovi orizzonti, sempre più eterei e meno concreti, letteralmente parlando. È il caso del cloud, o meglio, quella che sarà la nuova guerra, non più console war, non più PC Master Race, ma vera e propria cloud war. Sì, perché oggi tutto è cloud, tutto è rappresentato da offerte e abbonamenti. Se un tempo avevamo il problema dei launcher, e per un tempo intendo sino a ieri, ora lo scontro si fa ancora più sfaccettato e particolare. Ogni azienda sta iniziando a proporre i propri sistemi di abbonamento, con lo slogan del «Ehi, abbonati e riceverai un'incredibile libreria di titoli, tra cui uno di prossima uscita e gli altri del 2009, tanto per strappare quei 4,90€ o qualsivoglia risultato». È l'epoca di Netflix e del buffet, del fast food dell'intrattenimento. In questa corsa all'oro, le grandi case si combattono a suon di mantenimento mensile, strizzando l'occhio a quello che un tempo poteva essere una mossa esclusivamente di scuola Blizzard con World of Warcraft, o ancora più indietro negli anni con EA e Ultima Online. Qui parliamo di servizi che mettono l'utente davanti a dei pagamenti mensili, tutto per ottenere librerie che probabilmente verranno utilizzate per quei 3 o 4 titoli interessanti su 80. Nessuno di noi, infatti, installerebbe, che so, un FIFA 2017 per giocarci. È un bene usufruire di questi parchi così enormi a questi prezzi? Per cosa? Usufruire di un servizio temporaneo? È la proprietà? In un mondo in cui si delinea l'esistenza e il lancio di Google Stadia, ci viene messo davanti un fatto che può risultare triste e a tratti inquietante. Infatti, con l'avvento del cloud, la proprietà diventa vana. E quando ancora potevamo accedere offline al nostro parco titoli Steam per giocare a qualcosa e sentirci possessori di un certo titolo, il cloud ci metterà davanti ad un portone d'accesso per una reggia immaginaria, che in qualsiasi momento può sparire, fagocitando anche i nostri 60€ spesi per giocare un nuovo titolo su Google Stadia. Il futuro porta il nome di servizio, non più di videogioco. Dimentichiamoci CD, copie fisiche o anche solo chiavi per arricchire la nostra libreria. Il futuro che le aziende vogliono è puramente di servizio, a costo mensile, che, se non soddisfatto, ci lascerà con un pugno di mosche in mano. Immaginate anche solo per un secondo, in un futuro ipotetico dove tutto è dominato da questo tipo di servizi. Se tali librerie dovessero diventare tutte inaccessibili nello stesso momento, con cosa rimarremmo in mano? Non potremmo nemmeno dire «Ehi, fammi mettere questo Blu-ray nella mia PS4». Nulla di nulla. Ed è qui che riapriremo il nostro solitario. Da Dangerisk per ora è tutto. E se il video ti è piaciuto, considera l'iscrizione al canale e l'attivazione della campanella per non perderti nemmeno un caricamento. Lascia un bel like al video e fammi sapere la tua nei commenti qui sotto. Se vuoi supportare il canale, trovi il link in descrizione. Ci vediamo sul campo!